Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Volevo farvi vedere la maglietta della nostra festa della musica. Guardate che carina, questa è la maglietta di questo anno, di questo 25esimo anno della festa della musica di Lanuvio. Una festa bellissima, se capitate da queste parti, stasera c'è l'ultima serata. Lanuvio è un paese dei Castelli Romani, quindi siamo in provincia di Roma. Ma è veramente stupenda, c'è musica in tutte le piazzette, il paese si riempie di giovani, di gente. Anche non più giovani, perché la musica c'è di tutti i tipi: rock, anche pop, rap, di tutto e di più, pianoforte, anche musica classica. Si alternano nelle piazzette, quindi ce n'è per tutti i gusti. È veramente bella, non ve la perdete. Se l'avete persa quest'anno, magari venite l'anno prossimo. Bene, adesso parliamo di pane, andiamo a fare insieme questo filone. Summertime just comes around once a year, boy. Summertime just comes around once a year. Salve amici, ecco qua, ho preparato le farine con i due tipi di farine 0 tipo 1 e un po' di cruschello bio, cruschello di grano. Poi mi ero preparata già 5-6 ore fa questo prefermento. Ho messo pochissima pasta madre, 20 grammi più 40 di farina, 40 di acqua e l'ho lasciato maturare 6-7 ore. Adesso non ricordo, quando vedete che è diventato bello bolloso, è pronto. Lo sciolgo ora con una parte dell'acqua, della dose di acqua. Farò un impasto abbastanza idratato, oltre superiore ai 70% se calcoliamo anche questo prefermento. E poi sono farine, la farina 1 specialmente, che non assorbe tantissima acqua, quindi vediamo cosa ne esce fuori. Bene, lo sciolgo. Ecco qua. E poi aggiungo la farina così tutta di un botto, metto anche l'altra. Sapete che nel mio canale, se andate sulla playlist, intanto metto sotto la planetaria, sulla playlist trovate pane con lievito madre, ci sono 150 video, di pane. Quindi, quando cercate una ricetta, perché io ho visto che delle volte mi chiedete delle ricette di pane che già ci sono sul canale. Sì, io rifaccio sempre qualcosa, però c'è una vasta scelta di tutti i tipi di ricette di pani. È bene consultarla questa playlist, perché poi ci sono diverse cose interessanti. Bene, intanto finisco di mettere tutta l'acqua. Quindi alla fine l'ho messa tutta, 3,80. Metto anche il sale, sapete che io metto soltanto un cucchiaino, che sono all'incirca 6-7 grammi di sale. Di solito su questa dose di 5,50 di farine, anche 10 grammi, però io ne uso, come sapete, sempre poco. Ecco qua, l'impasto si presenta molto morbido, io ho fatto girare soltanto 10 minuti. Poi andrò a fare delle pieghe per rinforzare la maglia glutinica. All'inizio appiccica un pochino, poi vedrete che al secondo giro e al terzo non appiccicherà più. Tra un giro e l'altro copro e continuo. Bene, una volta finiti i giri di pieghe, copro l'impasto e farò un passaggio in frigo. Lo metterò in frigo tutta la notte. Questo perché ho iniziato il pomeriggio, la mattina ho fatto il preimpasto e quindi sono finita in serata, diciamo. Ecco perché vado a fare questo passaggio in frigo, anche perché sta facendo molto caldo, non posso lasciarlo fuori. Ci
perché mi devo assentare e quindi lo riprenderò tranquillamente domani mattina. Allora, questo è l'impasto la mattina dopo, come vedete ha raddoppiato il suo volume anche stando in frigo, io l'ho tirato fuori un'oretta prima e adesso lo verso sul piano di lavoro. Ora mi dovete scusare se mi trovate con lo smalto, ma è un gel. So che ad alcune di voi dà fastidio, però permettetemelo, scusate, almeno in questi 2 o 3 mesi estivi. E quindi ho fatto questa cosa per stare un pochino più in ordine. Sicuramente riceverò qualche critica perché è già successo, ma vi assicuro che non rilascia niente perché è un gel, sopra c'è il lucido. Non mi piace lavorare con i guanti, altrimenti farei con i guanti. Quindi scusatemi per questa cosa. Tra l'altro mi sto preparando, che devo fare, dobbiamo fare mio marito le nozze d'oro, ebbene sì, 50 anni di matrimonio, ad agosto, quindi è solo per stare un pochino in ordine. Ma non farò grosse cerimonie, farò un pranzo con i miei, li porterò a mangiare un bel pranzo al mare. Bene, ho fatto, come avete visto, delle pieghe. Torniamo al pane, parliamo di pane, anche per parlare un pochino, sennò questi video diventerebbero noiosi, no? Ok, lo copro, aspetto mezz'ora e io direi di procedere già per la formatura dopo mezz'ora perché lo vedo bello, bello pronto e quindi vado a formare subito un filone, faccio le pieghe e poi lo formo subito. Lo allargo. Ok, vi ripeto ancora, se volete fare domande, fatele sotto i video, perché sì, mi arrivano su Messenger, ma siete tanti, sapete che stiamo arrivando già a 10.000 iscritti e quindi anche se non tutti fanno domande, fortunatamente, altrimenti povera me, io cerco di rispondere a tutti. Però su Messenger poi mi sfuggono, poi ricevo anche richieste di amicizia, ma non posso naturalmente dare l'amicizia sul profilo privato, anche perché non ho una pagina, ce l'avevo ma l'ho chiusa, l'ho detto già altre volte, lo ripeto, quindi soltanto YouTube e Instagram. Ok, ho messo il mio filone, l'ho adagiato nel cestino, come vedete, è morbidissimo, sarà anche difficile poi fare i tagli, poi vediamo. Lo copro e lo lascio a temperatura ambiente questa volta. Quindi credo con questo caldo 2 ore basteranno, poi vediamo. Ecco qua, sono passate 2 ore all'incirca, io direi che è pronto, ho già acceso il forno. Io, come vedete, ho messo una teglia, la carta forno su una teglia girata sotto sopra e un'altra l'ho messa al forno. Ormai conoscete questo mio metodo perché non uso la pietra. Faccio poi scivolare, tiro fuori la teglia calda, facendo attenzione a non scottarmi, ma ogni tanto, avete visto, ho un segno sul braccio, ogni tanto mi succede. E poi faccio scivolare l'impasto con tutta la carta forno sull'altra teglia calda. Metto ancora un po' di semola. Ho messo un pentolino dentro il forno. Un'iscritta mi ha chiesto perché non dici che metti il pentolino. L'ho detto tante volte perché io metto sempre il pentolino di acqua. Qui ho fatto soltanto un intaglio così, poi vado a tagliare dopo perché è talmente morbido. E non posso aspettare perché vedete si sta già adagiando, quindi il taglio lo farò dopo 5-10 minuti che ho infornato. Ecco qua. Adesso dopo
10 minuti, vedete, si è appena alzato, quindi sono all'incirca 10 minuti. Vado a fare un taglio veloce, non posso farvi vedere naturalmente perché mi manca il cameraman e da solo è difficile. Vedete, ho fatto un taglio veloce ed eccolo qua, si sta già alzando. Ora vi metto i tempi di cottura in descrizione. Bene, ecco qua il nostro pane. Si è aperto, forse se dovevo incidere un pochino di più, però non è male, non è proprio male. Ora lo metto su una gratella e lo faccio raffreddare, ma come al solito ho fretta di vedere com'è all'interno e lo vado a tagliare all'incirca dopo un'oretta. Direi che va abbastanza bene, anche se quegli alveoli un pochino troppo grandi, forse è perché non ho chiuso bene il filone, però direi che va bene, c'è anche un accenno di coniglietto, per essere un pane abbastanza idratato, va bene. Io di solito ne taglio sempre un po' di fette per surgelarle, per averle poi all'occorrenza. Bene amici, vi ringrazio della visione, come al solito vi invito a condividere il mio video e a lasciare un like. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sunlight on the skin.